Sindacati sul piede di guerra, ma propositivi per risolvere il problema rifiuti e soprattutto essere vicini ai lavoratori e definire una volta e per sempre la loro situazione di precarietà. Leonardo Tortora della CGIL, soddisfatto della proroga, ha chiesto un intervento forte a sostegno dei lavoratori che in condizioni precarie espletano il servizio di raccolta rifiuti. Una procedura negoziata e l'individuazione in tempi brevi di un nuovo gestore per risolvere le tematiche dei lavoratori, invece è stata la richiesta di Domenico Merolla, segretario regionale della FILAS. Una vicenda che sta assumendo dei contorni un poco particolari, anche perché oltre alla tematica dei lavoratori c'è anche quella della comunità paganese. Bisogna fare una scelta, farla subito e farla in maniera definitiva. Qui in prefettura abbiamo ridiscusso sui termini delle soluzioni. Dal nostro punto di vista la soluzione è quella di individuare subito un nuovo gestore, anche attraverso una procedura negoziata con l'appoggio della prefettura, affinché si forniscano 4-5 aziende che partecipano alla white list e quindi possono assolvere a coprire i tempi che ci vogliono per poter fare una gara d'appalto. È la salvaguardia dei posti di lavoro, quello che si preoccupano di più. C'è un poco di ritardo da parte dell'amministrazione, ma oggi qua in prefettura abbiamo strappato un buon accordo, un ulteriore mese di proroga al consorzio per la gestione ordinaria. La costituzione di un'azienda speciale a totale capitale pubblico o la scelta di aziende tramite la white list fornita dalla prefettura e con una licitazione privata affidare il servizio in attesa del bando di gara che è stato affidato al CUC di Bellizzi. I lavoratori hanno sempre lavorato totalmente, l'unica indisponibilità era negli automezzi che non gli consente di operare a pieno regime, per cui si vedono i rifiuti per strada.